Che cosa? Sono calato di 7 iscritti? No, 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 no. Stavolta ne ho veramente bisogno. Non lo farò. Secondo me sì. No, 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 stavolta non me ne frego un cazzo. Ne ho veramente No, non bisogno. può farlo, violerebbe i copyright. È talmente stupido che potrebbe farlo. Sto È incazzato nero. incazzato Io nero. vado. Non lo farà. 3, Sì, lo farà. Non 2, lo farà. Ok, 1. sì, potrebbe farlo. Potere di Valens entra dentro di me! Eccolo là. Lo ha fatto. Adesso ne sentiremo delle belle. È con la ferita in mezzo alla fronte che mi fa pensare a una specie di musulmano di quelli che si mettono il coso in mezzo alla fronte. Ben ritornati finalmente sul mio canale, stavolta basta unboxing. Perché ho finito i soldi. Dopo aver notato che in soli 2 fottuti giorni ho perso 7 iscritti, non è per il fatto che, vabbè, se ne sono andati, cioè 2-3 potevano starci, ma da 138 a 130 quasi, 131, mi ha fatto zombare in aria, mi ha fatto venire una paralisi che ha detto no, bisogna fare qualcosa. E proprio per questo tratteremo di un argomento recentissimo che si è parlato anche attraverso anche Doctor Game, e si è parlato attraverso, vabbè, si è parlato insomma. Faremo una brevissima, ma proprio brevissima recensione di The Sims 4. Ma non parleremo poi di tutto, 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 bensì parlerò di ciò che mi è piaciuto e ciò che non mi è piaciuto. Inserirò qualche mio gameplay in modo che la gente... Oh mio Dio, inserisci cose next gen, cose da big money, cose che fanno ormai tutti. Sì, lo faccio. Ma che per caso volevate vedere la mia nuova postazione? Quindi basta chiacchiere e andiamo a vedere finalmente sto The Sims 4. Che dire sulla saga di The Sims? È un simulatore di vita, tra virgolette, reale, sviluppato dalla Maxis e poi distribuito dalla Electronic Arts. Il primo titolo uscì ad inizio anni 2000 e fu subito un gran successo, con ulteriori elezioni con le espansioni e add-ons. Il secondo nel 2004 con miglioramenti mai visti prima e il terzo nel 2009. Ma perché non ho detto dettagliatamente questa saga? Perché voglio incentrarmi su quest'ultimo, ma non farò mancare piccoli paragoni con quelli antecedenti, anche perché difficilmente non avrete avuto contatto con questi titoli, hanno influenzato l'infanzia ad ognuno di noi. Bene, premesso questo, iniziamo. Eccoci qua con il nostro piccolo personaggio che dovrebbe assomigliare a me. Quasi. Da dove partire? Beh, dai, vi do un piccolo contentino. Iniziamo dalla grafica. Sicuramente la Maxis ha fatto passi da gigante per dare quel che noi chiamiamo realtà virtuale, ma molte persone, tra cui anche io, non riteniamo necessario saper distinguere il gioco dalla realtà per via dei molti contro e pochi pro, ma soprattutto non riusciamo a distinguere gli aggiornamenti grafici rispetto al terzo. Effettivamente ho rivelato pochissime differenze, in alcune di esse il terzo era pure fatto meglio. Passiamo ad altra categoria. Ma sì, strutture fisiche di una casa. E qui dobbiamo dare un plauso per gli sviluppatori. Modificare una stanza, creare una casa o altro è diventato tutto molto più intuitivo e meno irritante. Vi ricordate quando dovevamo creare una casa da zero o una stanza a sé stante? Muro per muro? Vi ricorda qualcosa? Beh, qui meno male, per ampliare una stanza è necessario avvicinarsi al muro interessato, aspettare l'uscita delle freccette e trascinare questo fin dove si vuole, finalmente. Ma per comprare gli oggetti ci sono dei miglioramenti e delle difficoltà in questo ultimo
capitolo, almeno da me riscontrate. Grazie a una barra di ricerca è possibile cercare quel nostro bisogno in maniera immediata e fin qui nessun problema. Quando invece cerchiamo un oggetto vago, un oggetto così a random oppure che non ci ricordiamo il nome o l'oggetto è destinato in una determinata stanza e cose così, dobbiamo prima entrare nella sezione, quindi grazie ai disegni presentati, dobbiamo andare nella stanza dove si può trovare l'oggetto. E poi iniziare una sottospecie di caccia al tesoro perché ci sono tanti oggetti simili, diversi, a seconda anche di che filtri stiamo parlando. Ma niente che non si possa risolvere con un po' di pazienza, mettendo tutto tra parentesi. Innovativa. Ecco quello che io e molti miei coetanei gamer, non gamer, casual gamer, diciamo. Cerchiamo da un seguito semplicemente un nuovo titolo. E qui la Maxis ha fatto pochi passi avanti, ma buoni. Creare un personaggio uguale a noi, le emozioni che prova in un determinato momento, stare a contatto con altri personaggi amati o odiati, insomma, il carattere e la creazione del personaggio sono stati migliorati notevolmente. Proviamo per esempio a stare a contatto con questa persona, una bella gnocca con delle curve ai posti giusti. Niente di sentimentale, ovvio, solo qualcosa di... Vabbè, avete capito, dai. Riusciamo a distinguere quando un personaggio cerca solo una cosa e chi invece ne cerca un altro. In questo caso, ovviamente, entrambi vogliono solo una cosa: starsene sotto al letto per fare il cazzo che gli pare. E, fra poco, non c'è bisogno nemmeno del mio intervento per fargli andare a trombare. Il solo stare nella stessa stanza sprigiona quelle sensazioni che entrambi provano verso l'altro. Insomma, algoritmi in level up! Ma quindi The Sims 4 è perfetto sotto tutti i punti di vista? Beh, credo proprio di no. E qui mi giunge dire una nota che personalmente mi ha decimato. Sto parlando della mappa, bella diversa da quella precedente, ricordate? Aspettate, vi aiuto io. Vi dice nulla? Oltre all'estetica, ovviamente, il free roaming è morto. Cazzo, meno male in The Sims 3, se volevo andare una via sperduta, potevo prendere la bicicletta o qualsiasi altro mezzo e andarci tranquillamente. Qui invece è possibile visitare solo luoghi standardizzati e poco aperti. Non posso uscire dal mio quartiere di casa senza che la mappa intervenga per dirmi: deficiente, se vuoi uscire, devi dirmi in quale altro posto stai andando, se no ti attacca al cazzo. Ma io volevo solo farmi un giro su questa strada, così incontrare qualcuno. Beh, no, no, G stronzo. Con questo nuovo titolo ti attacca a cazzo e vai dove ti dico io. Bitch. Vabbè, seppure la mappa è di poco conto, sentirmi chiuso e non libero di andare dove voglio è frustrante. Per questo il mio voto in merito a questo titolo è calato drasticamente. E con me tutte le speranze che tenevo custodite durante i vari annunci estivi. Sarà un bel titolo. Inseriranno qualche nuova feature. Tante belle espansioni come ai vecchi tempi. Amplieranno la mappa rendendola sempre più aperta e con nuove interazioni. Andiamo a dare un voto a questo titolo. E adesso è arrivato il momento del giudizio. Seppur io sia sempre stato un amante della saga, quest'ultimo è stato il più deludente tra i quattro, soprattutto per la mappa, che, come ho già detto, influisce notevolmente. Il voto è personale, perciò interpretatelo come volete. 6 su 10, la sufficienza. Con una mappa aperta avrebbe raggiunto tranquillamente l'8 o anche 9, a seconda di come sarebbe stato sviluppato. Spero che con le nuove espansioni migliorino i loro difetti e ci potrei giocarci in serenità. E finalmente, ora che non devo nascondere più niente e avete tutto in bella mostra, vi dedico queste ultime parole dicendovi iscrivetevi, mettete un bel like, condividete il video e con questa ferita qua in mezzo ci vediamo al prossimo video. Ciao!